Si chiama Jade Thrasher, ha 26 anni, fa l'infermiera come lavoro, è di Nashville, in Tennessee, e ha scoperto di avere un cancro alla pelle che le ha provocato un buco al naso grande, pensate, come una moneta. Tutto perché si è sottoposta a delle sedute di lampada abbronzanti dalla tenera età di 13 anni, era una bambina. Voleva mostrare la tintarella, una tintarella invidiabile, andava al centro estetico 3 volte alla settimana nel periodo che ha preceduto il suo matrimonio, arrivava addirittura a 7 sedute alla settimana. Quando era adolescente, per tutti volevano essere abbronzati, c'era molta pressione tra i ragazzini. Chiara Chiaro veniva visto come un poco attraente per dove viviamo a Nashville, così cominciava a farmi le lampade. Le sedute sono avanti per molti anni, nonostante la sua pelle stesse diventando rugosa. Quando ha notato una ferita alla pelle è andata dai medici che gli hanno diagnosticato un tumore. In ospedale hanno dovuto tagliarle una porzione di naso, lasciandole un vistoso buco palese. A 26 anni, per fortuna, sta bene adesso, oggi come oggi, ma assicura che non utilizzerà mai più un lettino abbronzante, di quelli che vengono impiegati proprio per consentire, per favorire una invidiabile abbronzatura a chi per l'appunto lo utilizza, lo sfrutta. Grazie, grazie di cuore a voi tutti utenti di YouTube. Il video termina qua, con questo video non voglio gettare fango su lettini brutti, ottimi, tutti straordinari, però voglio informare sulle eventuali pressioni rispetto agli altri. Un saluto e a presto.